Salve a tutti, sono Matteo Rovellini, rappresentante dell'Istituto del Liceo Scientifico Agnoletti di Sesto Fiorentino. E qui con me Carlotta Raspanti, l'altra rappresentante dell'Istituto dello stesso liceo, e siamo contenti di poter fare questa intervista. La scuola nostra, da qualche giorno, 4 giorni circa, a oltranza, è occupata contro il decreto legge che potrebbe diventare legge stessa del ministro Gelmini. Ci sono stati solamente su 600 studenti 52 contrari. Abbiamo organizzato e svolto delle assemblee per informazione sulle leggi che sono la 133 e la 137, che sono quelle contro le quali stiamo manifestando e occupando la scuola. Inoltre abbiamo sfruttato questo momento di occupazione per esporre gli organi studenteschi, per i candidati anche, e continueremo con manifestazioni. Oggi, in questa mattinata, è venuto il sindaco di Sesto Fiorentino per discutere con noi del problema, dandoci l'appoggio. E nei prossimi giorni, oltre alle manifestazioni che faremo, abbiamo anche intenzione di svolgere una sorta di forum che possa, come dire, coinvolgere tutti gli studenti che ne abbiano facoltà e voglia per informare gli alunni di questa scuola, sia della scuola, del problema che è in atto, sia di altri temi che comunque sono a noi cari. Sì, siamo veramente motivati. Abbiamo deciso per 5 anni di non occupare il liceo, per il semplice fatto che l'occupazione non volevamo che fosse vista sia dai professori che dall'opinione pubblica, quindi tipo anche i genitori stessi così, e dagli studenti, come un momento, tipo una settimana di vacanza. Ma è un momento, una settimana di educazione civica. E in questi 2 anni, gli ultimi 2 anni, abbiamo organizzato due forum qui a scuola, e poi sull'occupazione si univa l'assemblea di febbraio e di marzo per fare un forum. E quest'anno abbiamo deciso, essendoci un motivo serio, un ottimo motivo, di occupare. E infatti facciamo 3 appelli, e chiunque voglia uscire prima o entrare dopo deve comunque giustificare. Allora, i punti sui quali stiamo combattendo, manifestando e occupando, quindi siamo contrari, sono i tagli che riguardano sia le scuole medie superiori che le università, riguardano il nostro presente ma anche il futuro. Poi l'introduzione, la reintroduzione del maestro unico taglia tantissimi posti di lavoro per i professori. L'introduzione dell'obbligo scolastico che viene abbassata non più a 16 anni ma a 14, è qualcosa di incredibile. E poi il fatto che le università a breve potrebbero, anzi diventeranno sicuramente qualcosa di privato, di fondazione. Questo è un limite sia per gli stranieri regolari, sia per noi studenti che comunque in qualche modo non abbiamo fondi. La nostra manifestazione occupazione non è soltanto una forma di protesta distruttiva. La ministra Gelmini ha proposto la reintroduzione dell'educazione civica, idea ma se per sé non sarebbe neanche malvagia, perché comunque non la facciamo, tanti nostri studenti, tanti nostri compagni non conoscono le regole fondamentali anche della democrazia e della Costituzione. Il problema è che la vuole inserire nelle 3 ore settimanali di storia. E come ho detto prima, se un professore con 3 ore non riesce ad arrivare alla storia contemporanea dei giorni nostri, come può farlo con ancora ore meno? Il preside ha garantito un'occupazione tranquilla, ha fatto intendere che anche il suo pensiero è questo, e che se un'occupazione come quella che stiamo facendo è fatta bene, allora è produttiva. E per questo ci stiamo impegnando in questi giorni a fare un'occupazione fatta con regole, con precisione, con manifestazioni, affinché possa in qualche modo muovere, perché l'intento sia nostro, dei professori e dei dirigenti scolastici è questo, muovere qualcosa. È difficilissima Sesto Fiorentino, ancora di più per noi, perché mentre i Calamandrei si attacca anche dei manifesti fuori dalle aule, dalle finestre, è visibile, ha visibilità. Noi, essendo più isolati, perché siamo al confine tra Sesto e Firenze, in più la sede si trova in una strada interna, è più difficile farci notare. Abbiamo attaccato un cartellone, questo è il minimo di previsibilità, diciamo, un cartellone
dove c'è il cartello Sesto Fiorentino all'entrata di Sesto. E in più, come visibilità, abbiamo chiamato giornali, radio e stiamo organizzando un documento unico firmato con firmatari di tutte le scuole occupate, che sono 26 nel bacino, compreso fra Sesto, Scandicce e Firenze, siamo 26 scuole superiori occupate, e stiamo organizzando questo documento unico che verrà presentato domani, giovedì 16, a Palazzo Vecchio. E due rappresentanti ogni scuola andranno a parlare con il sindaco e presenteranno questo documento unico. In più, sabato 18 stiamo organizzando a Sesto Fiorentino una manifestazione con tutte e tre le scuole superiori, quindi Liceo Scientifico Agnoletti, Istituto d'Arte e Calamandrei. Stiamo organizzando questa manifestazione che inizierà alle ore 9:15 davanti al Calamandrei, al suo Calamandrei, e si snoderà per le vie di Sesto Fiorentino fino ad arrivare in Piazza del Comune, dove sarà, grazie al sindaco, dei rappresentanti, varie scuole potranno parlare, momento di aggregazione, quindi musica, anche volantinaggio, momento di interagire anche con la popolazione. È un altro modo in più per farci notare, farci vedere. Okay. E proprio ieri ho parlato con il rappresentante dell'istituto del Calamandrei, della succursale del Calamandrei, e ci siamo messi d'accordo in via definitiva di coinvolgere anche le scuole elementari, non con i bambini, che io li terrei fuori, ma con i genitori, che comunque possono esprimere la loro opinione e sono contrari, con i professori, e che coinvolga anche le scuole medie inferiori, perché i professori stessi, i genitori, si sentono in qualche modo limitati da questo decreto. Allora sì, in questo modo, in questo senso, prevediamo che vi siano anche loro alla manifestazione, che si terrà sabato alle 9:15, che arriverà poi in Piazza del Comune, affinché la nostra voce possa diffondersi e possa essere più alta del previsto.